soltanto portare la mia esperienza, no? Allora, ho fatto il coordinamento delle comunità per diverso tempo e quindi sentivo un po' le problematiche, le difficoltà. Allora, intanto nessuna comunità è uguale all'altra. Ognuno ha un suo specifico carisma, ministero che deve esprimere nella realtà in cui è. E quindi non è detto che tutti debbano diventare bagnara, anzi, non devono. Ognuno deve esprimere ascoltando. Il nostro problema, secondo me, è quello. Non abbiamo identità, non ci può riconoscere nessuno se non abbiamo identità. Se non siamo chi siamo, se non sappiamo chi siamo. Poi siamo stati anche noi in esilio. Siamo stati un po' di anni in esilio e abbiamo aspettato la volontà di Dio, conservando dentro di noi quello che sentivamo. Siamo stati ospiti da altre comunità, però mantenendo nel nostro cuore questa cosa, dice: Signore, se tu vorrai un giorno, la esprimerai anche nella nostra parrocchia. E è arrivato il giorno in cui l'abbiamo espressa nella fedeltà alla parrocchia, nella fedeltà alla volontà del parroco, mai andando contro. Però, diciamo, non accettano la nostra, diciamo, aspetto eucaristico, l'aspetto missionario. Bene, siamo buoni cristiani, questo non penso che nessun parroco lo potrà mai negare. E quindi siamo buoni cristiani al servizio, esprimendo quello che siamo magari per un po' di tempo, perché il Signore vorrà fuori dalla nostra realtà, esprimiamo la nostra carisma che sentiamo. Però al momento giusto, ascoltando, secondo me, scopriamo la nostra identità e saremo riconosciuti. Però ecco, i tempi di ogni comunità sono, non possono essere né uno né l'altro, cioè non è che si può identificare o quantificare quanti anni ci vorrà. Il problema è la qualità di chi siamo, è quello che poi andrà avanti. Se noi veramente ci crediamo, se noi ascoltiamo, se noi sentiamo questo mandato di Dio nella nostra realtà dove siamo, intanto siamo noi, abbiamo la nostra identità. Anche io porto sempre l'esempio di Mena, che è sola, però quanto ogni volta è attaccata a noi, a come ci pensa, come desidera, come la porta dentro di sé, e il Signore predisporrà.